servirà. Qua cosa abbiamo? Abbiamo la possibilità anche di condividere il design con lui. Per esempio, ti mando un messaggino su WhatsApp, un link dove tu clicchi e ti appare il tuo viso con i tuoi denti. Okay. Te ne sei andato, per esempio, te ne sei tornato, che ne so, a dove vive lui, a Miami, sta a Miami, no, meglio ormai. E tu mi dici, guarda, ok, mi piacciono, cambierei un pochino questo, ok, 5 minuti dopo ti mando un altro link, guarda qua se va bene, ma si può anche muovere già i denti, e magari c'è anche la tua faccia, che avevo scannerizzato. Poi prendete anche le misure, ho visto, quindi... Le misure, però, nelle linee successive c'è proprio la scansione del viso, quindi, ok? Ora ancora non abbiamo integrato quella roba lì, perché io sono troppo avanti, la stavo per integrare, mi sono fermato un attimo, perché ho pensato che la scansione del viso 3D, che non so se qualcuno di voi l'ha vista, la scansione del viso. Io l'ho fatta, ok, quella tic-tic, dove ti giri, esatto. E li fermo così, poi quando l'hai aperta comunque era ferma la faccia, cioè, la verità, mentre io parlo le labbra si muovono, ok, quindi a noi servono in realtà delle scansioni dinamiche dove c'è la bocca del viso che si muove, i muscoli mimici che si muovono, io devo vedere integrata la dentatura che lui sta andando a disegnare in dei tessuti che si muovono, e in questo lo vedrete i mesi prossimi quando sarò dall'altra parte in California con Sander. Non con Sander, con Fernando Polanco, ecuadoriano, lui di nativo, ora vive in California da tanti anni, che lui sta facendo gli studi con gli scanner proprio che rilevano il viso in movimento. Ed è l'Artec, uno scanner che avremmo anche noi qua per sperimentare, fare con loro gli esperimenti di trasmissione dati con i visi che si muovono. Sono tanti dati, serve la rete 5G, però loro Silicon Valley non hanno problemi, e neanche noi qua abbiamo le reti più veloci, riusciremo a inviarci quantità di dati abbastanza consistenti, così rapidi. Quello è il next step, ok. Quando l'anno prossimo ci vedrete quei video, noi staremo lavorando sulla ricerca della integrazione dei design in movimento nella bocca in movimento, e andremo a tracciare l'attack 3D. Praticamente noi andremo a sovrapporre al viso il movimento, che sarà praticamente una superficie dinamica che si muove, integreremo all'interno l'attack tridimensionale del cranio, l'attack tridimensionale della mandibola, rileviamo i movimenti durante la scansione del viso e si vedrà anche muovere i denti il paziente, ma non con movimenti che ora sono standard, che vanno più o meno bene per tutti, ma movimenti personalizzati. E quello è fondamentale, perché dovete ricordare che questi sono materiali artificiali che non sono innervati, non hanno sensibilità, è possibile sorpassare il limite di flessione dei materiali se non c'è feedback di sensibilità e si arriva alla rottura. Quindi la cosa migliore dovrebbero essere dei lavori personalizzati in dinamica, okay? Denti belli, perfetti, però se ci sono degli impatti, delle interferenze, il materiale, anche il miglior materiale salta, spacca, perché non c'è sensibilità, non lo senti. Se lui ci avesse, per fortuna, non ce l'ha, la gamba di legno, prende fuoco, non se ne accorge, finché non sente il fumo, l'odore di fumo. Perché? Non perché ha messo il piede, sì, è perché ha messo il piede nel fuoco, però prende fuoco perché? Perché non fa così. Ok, questo che a noi ci salva nella vita, la sensibilità. Saremmo già morti da un pezzo se non avessimo la sensibilità. Per me c'è una domanda, scusi, qui presenti di queste nuove future tecnologie, ne avranno qualche... possibilità di... Faremo gli upgrade, faremo. Tutte le linee che noi abbiamo fatto in passato sono studiate per poter essere fatto l'upgrade. Ok. Verrà scontato la parte che è stata pagata e la rimanenza, a differenza, si può fare l'upgrade. Perché? Perché la scienza non si ferma. Vuoi pensare che siamo già arrivati e finito qua? No, è sempre in evoluzione. Ci sono sempre nuovi materiali. Quindi il sistema non calcola la forza. Il sistema non calcola la forza, non ha tanto senso calcolare la forza, perché i materiali sono sempre quelli. Sì, ci sono materiali che hanno diverse durezze, diverse tipi di abrasività e diversi limiti di flessione. La cosa migliore è sempre fare un composito, ed è proprio quello che ha introdotto proprio